Occhio perché potremmo anche trovarci. Non ci voglio credere, no, non rientriamo immediatamente. Siamo in una fortezza. Ciao stelline e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo su Minecraft. Oggi torna un nuovo episodio della Mooncraft. Allora, come eravamo rimasti nell'ultimo episodio, qua c'è quello che abbiamo costruito, la mega costruzione. Però adesso non continueremo la costruzione, ma andremo tramite questa gigantesca cosa che ho creato a trovare il caro Nino. Quindi lo porterò qua, gli farò vedere quello che ho fatto finora. E poi, attenzione, apriremo il primo portale del Nether. Lo faremo a metà strada, così ci possiamo andare entrambi e diciamo fa comodo a tutti. Però sta facendo notte, quindi forse è meglio dormire. Adesso che è giorno, iniziamo a fare strada. Prendiamo il nostro percorso che ci porta dritto a un'isola sospesa, però sotto. Allora, non esageriamo. Ok, proseguiamo. Si vede che è tipo lì gigantesco. E oltre quell'isola si intravede la base di Nino. Come vedete, tipo lì c'è la pietra e i pezzi di legno che lui ha messo fuori. Quindi adesso ci arriviamo. Secondo me Nino resterà sconvolto. Ok, eccoci qua. Eccoci arrivati. Saliamo qua. Dovrebbe esserci la casa oltre quest'albero mega enorme. Signor Nino è in casa? Io lo vedo, Salve, salve, eh. salve. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ho avuto un piccolo problemino Cosa tecnico-tattico. è Mi è esploso successo? un creeper davanti a casa. Oddio. Sì. Lo scudo ci vuole. Ah, sì. Ah, io ho un regalo per lei. Cioè? Ecco. Una. E Dio. due. Ma? Credo che le possa tornare utile. Raga. Ho una spada in diamante anch'io adesso. Eh sì. È il giusto pagamento per quello che abbiamo fatto l'altra volta. Vi ho preso un po' in giro, non vi ho rubato niente. Lo scudo, Ok. come lo Lo faccio? scudo, allora, serve un lingotto di ferro Ce l'ho. e delle assi di legno. Molto semplice. Allora, la spada in diamante proprio casca a pennello, perché adesso ci servirà. Cosa? Ah sì? Eh sì. Come mi paro? Con il tasto destro, quando tipo non puoi fare nulla si Ah, così. para. Tipo quando ti Che lanciano le carino che sono. frecce. La seguo. Allora, proseguiamo da questa parte, Sì. verso la sua isola sospesa. Ok, Sì, è un po' pericolante. Perché l'ho un po'. Ma? e troviamo un ponte. Prego, Ok. prego. Lo segua. Un ponte. Non c'era prima questo Eh ponte. no. Diciamo che è stato messo da poco, hanno fatto i lavori di recente. Ok. Sì. La ditta ha lavorato tutta la notte e ha fatto spanare un ponte che porta dritto verso una serie di costruzioni Madò! che puoi vedere davanti a te. La madosca! Allora. Ma quello è un faro? Eh sì, un faro di Wow! cui mi sono appropriato Ah! Ok, giustamente. vabbè, sì, no, ci sta, è importante. E questa invece l'ha fatto lei? Eh sì, questa è le fondamenta della mia base. Ah, ma lei è l'uomo del ghiaccio. Ma vedo che No, sta male. in realtà era una spiaggia tipo caldissima fino a boh, ieri. Ah, ok. Si è Devo trasformato salire? tutto adesso. Ok. Sì, sali. Aspetto qua sopra. Ok, ci Oppela. siamo. E si sale ancora un po' per arrivare Ok. alla parte finale, la parte più in alto. Quella. Vabbè, ovviamente ancora è grezza, devo sistemare tutto, però ho già fatto un percorso che mi porta diretto dentro il faro. Ma ci ha messo un botto. Ma neanche tanto, dai. Ancora è solo l'inizio, però. Devo sistemare, penso che ci saranno anche nemici, non ne ho idea. Ah, sì, io sento robe strane. Sì. In realtà giù avevo anche fatto una mezza casa, però lasciamo perdere. Allora, qua è un po' pericolante, direi di sistemare un attimo. Allarghiamo un po' Ho le. finito la legna, ve lo farò un'altra volta. Allora, piano piano scendiamo e ritorniamo giù. Ok. Niente, Quello questo era. lì. Era solo per farti vedere un attimo cosa stavo Quindi elaborando. lei si sta elaborando una piattaforma in aria. Sì. Come si scende? Da qua. Ok, vai. Occhio. Aia. Ok, qua stessa cosa. Guardi le scale e scende da sola. Ok. Non capivo come si scendesse. Prima mi sono spaccato una gamba. Vabbè, c'è il mio piccolo bunker dove mi sono fermato per il momento. Orco Oh, ho 2. sentito di entra, entra, entra.
Ah, chi? Non si deve proprio permettere, sto scemo. Ma poi, appunto, è il giorno ancora. Bra, ormai... Cosa ormai fa? Troppo OP. No, no, forse non è giorno. No, in teoria sì. Sì, infatti mi dice, puoi dormire solo di notte. Boh. Comunque, allora, ho preso i materiali per creare il portale. Ok, quindi... diamanti non me ne devo portare. No, no, no. E allora te li lascio qui, perché ho 13 diamanti addosso, non vorrei rischiare. Ti lascio 13 diamanti e 8 lingotti de ferro. Vai, 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 lasciali in basso, così so che sono i tuoi. Sì, ti ho messo in basso tutte le cose che sostanzialmente non mi servono. E poi con quelli ci dobbiamo creare altra roba. Dove andare? Oddio, oddio, un attimo che... Ho sentito un botto. Sì, sì, mi ha fatto trovare il carbone, il creeper. Mi ha dato una mano. Occhio. Dietro l'albero sta. Sì, tra l'altro ha l'arco ingiandato. Quando sì. È così, tipo fluo, vuol dire che ha un'abilità particolare. Ah. Però non è detto che te lo droppa, il maledetto. Ovviamente non lo droppa. Ah, stai fermo. E sarà perché siccome ci sono tanti alberi che creano l'ombra, riescono a rimanere vivi anche se è giorno, capito? Ah, ho capito. Quindi vivono di buio. Sì, 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 sì. Tranne creeper e ragni. Ok. Dove lo vogliamo fare questo portale, allora? Allora io direi di farlo a metà strada, magari, tra casa mia e casa tua. Ok. Lo vuoi fare... in acqua? Dici sospeso? Perché sott'acqua non si può fare. Ah, ho trovato il punto. Quell'isoletta lì. È a metà tra casa mia e casa tua. Va bene. Allora, dove sei? Io seguo. Oggi è tutto in mano tua. Io ho preso un po' di legna in realtà perché volevo fare forse anche un po' troppa allora, in realtà. Io ho 28 proprio tronchi nel caso se ti servono. Me ne ho proprio un sacco. Fin troppa, non me ne serviva così tanto. Ok. Metto una table e facciamo intanto delle chest. Così le cose inutili le togliamo. Perché è già buio? È fatto giorno poco fa. Vabbè, allora poi questa isoletta la modifichiamo poi successivamente. Sì, andiamo a mettere anche un mini rifugio magari con dei letti. Vediamo se ti riesco a dare una mano. Ah, qui. Allora questo è per ora la forma. Poi la devo fare giusta con l'ossidiana. Però per ora ok. Mi aiuto con questo. Guarda, ti faccio vedere. Praticamente ora inizierò a mettere questo blocco viola, che è l'ossidiana. Ah, ok, hai fatto uno scheletro, diciamo. Esatto. E poi con l'acciarino, sarebbe l'accendino, guarda. Ok. Io do fuoco qua. E si apre il portale del Nether. Ok, e questo ci porta? Ci porta in un altro mondo, in un'altra dimensione. Ok, se... potremmo essere fortunati? Che potremmo essere anche sfortunati, giusto? Sì, ci sono diversi biomi dove si può spawnare, come comunque anche qua. Ok. Però io tipo dovrei mangiare un attimo, perché sennò è un casino. Ok. Uè, girati! Allora, mangiamo in casa ed entriamo al volo. Te la senti? Sì, 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 sì. Facciamo vai. Toccata e fuga, dai, entriamo, vieni qua. Andiamo, mi metto in mezzo, giusto? Sì, sì, sì. C'è tutta l'animazione e poi ti carica il mondo. Allora, sboccare. Occhio perché potremmo anche trovarci... Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, no, non rientriamo immediatamente. Siamo in una fortezza. Siamo circondati dai nemici e non abbiamo nulla in oro. Quindi rientriamo. Rientriamo. Si calmi. Posso prendere qualcosa giusto per ricordo? Sì, però fai attenzione. Questo è il quarzo. Allora, lo vedi lì che c'è tipo lo slime di magma? L'ho visto. Quello lì, se lo attacchi, diventa tanti altri piccoli slime, fino a quando diventano minuscoli. Ok, ma qua dentro posso trovare robe? No, perché in realtà puoi trovare l'oro o il quarzo, e poi c'è la netherite, ma che è tipo impossibile. Ok, quindi... Però allora, come punto è tipo ottimo. Occhio. Se non fosse per i vari nemici, però è ottimo. Ok, qua sotto si scende volendo, Sì, perché siamo praticamente in una fortezza. Non male. Loro sono... mi pare che se tu non li tocchi, non ti fanno nulla. Ma appena ne tocchi uno, partono tutti. Ok, la fortezza è di fronte anche. Ce n'è un'altra, non capisco. Può essere. O si collega, perché tipo è interrotto. Oddio, eccola!
Hai capito? Oddio. Abbiamo il ponte qua. Eh sì, perché questo si collega lì, però dipenderia è interrotto. Ah, dove? Ora lo... Ti sei scordato chi sono io? Lo ricreeremo sicuramente. Sono Nignolo. Io faccio una cosa. Io chiudo la parte in cui c'è lo slime, quello lì. Bravo. Metto una chest, così mi levo le cose inutili. Ok, io sto facendo il percorso. No. Ci servirebbe qualcosa in oro, in realtà. Allora, diciamo qui sotto c'è uno brutto. Allora, la cosa a cui devi stare più attento, oltre questi qua, i maiali, che comunque si può trovare il modo, sono dei cinghiali giganti. Che ti lanciano in aria, ti fanno finire ovunque, tipo nella mappa. E qua, essendo che è pieno di lava, rischi che... Per finire in mezzo alla lava. Oppure ci sono dei mostri, tipo dei cubi grigi che volano e ti lanciano palle di fuoco. E come li ammazzo? Servono gli archi. Ah. Gli archi, le balestre. C'è un maiale. Un uomo maiale? Un uomo maiale. Ok, vabbè, quelli in teoria se ci facciamo un oggetto d'oro non ci dicono nulla. Vabbè, io non me faccio vedere. Nel dubbio, meglio. Allora, purtroppo dovremmo seccare questo uomo maiale. No, non toccarlo, sennò è un casino. Partono tutti i bro poi. Ah no, però non è detto, bravo. Mi hai fatto scoprire questa cosa qua. Oh no. No. Chiudiamo qui per ora. Esatto, lì t'ho detto, è pericoloso. Allora, ci abbiamo l'apertura dritta, l'unica strada che abbiamo aperto è del portale, vero? Dietro di me, sì. Oddio, dove sei andato? No. Aspetta, no, non neanche acqua, qua non funziona. Sei vivo? Poi fatto il coso del legno. No, cioè muoio. Oh no. Arrivo. Ragazzi, prima volta nel Nether di Nigno. Così. Adesso noi rimarremo qua a badare al suo corpo. Cosa guardi tu? Oh, girati, dai. Oh no. Eccomi. Salve. Eccolo quello che ti dicevo, il ghast. Se senti tipo il verso tipo di un bambino. Ok. So che è un po' raccapricciante. È il ghast, quello che vola, che ti lancia le palle di fuoco. Ok. Salve. Eccolo lì. Stai lontano perché ci disintegra. Non ti permettere. Tipo le palle di fuoco esplodono. Ah. Eccolo. Ma non mi ha preso. Allora qua su questi blocchi rossi. Sì. Il fuoco non svanisce. Oddio. È un po' arrabbiato. Mm-mm. Io credo che lei debba smettere comunque di costruire in legno in posti infuocati. Comunque. Forse sì. Forse. Però non ho altri materiali con me al momento. Mattoni del Nether. Allora, a me servirebbe del cibo. Vorrei equipaggiarmi un attimo meglio. Ok, va bene. Vabbè, la spada ce l'ho, però mi manca il cibo. Cibo, che vuoi? C'ho 2000. Allora, se lui non mi attacca, io non faccio nulla. Dici che non ti attacca? Sì, ma ne so 3. Lo vuoi chiudere? No, gli volevo fare la strada per andare dai suoi amici. Ah, ecco, vedo dell'oro lì su. Sì, mi luccica. Dai, ti ho fatto la strada. Vai dai tuoi amici. No, non da me. In che senso? Ti ho fatto la strada, ma è andato verso di me. No, buono questa cosa. Ora tipo verso di te. Non so se ti sta seguendo in realtà. Oddio, perché? Ma non può seguirmi. Perché sono tutti qua insieme? C'è pieno d'oro, può essere? Eh sì. No, allora, però mi sa che non dicono niente. Ma qua c'è una fortezza enorme. E che fai, non ci entri? Non ci proviamo sneaky andarci a rubare la roba? Oh no, mi hanno circondato. Non toccatemi! Io devo andare a prendere del cibo. A few moments later. Allora, dopo aver fatto un bel po' di stack di alghe, in realtà 1,5, torno nel Nether da Nigno, che in realtà ha continuato a scavare per non so quanto tempo ed è riuscito ad arrivare nella fortezza. È riuscito anche a prendere tipo chest e cose strane. Quindi, oddio, tutti con le cose enchantate. Non mi toccare. Okay. Ti sento. Eccoti. Dove sei? Sopra di te. Ok. Cerco di fare una scala più o meno decente. Aspetta, ti do una mano. Oddio. Mamma mia. Ti sei salvato al pelo? Mamma mia, orribile questa cosa. Però ce l'abbiamo fatta. Ok, quel coso grigio. Dove? Lì.
senti, come fa? Oddio, lo scheletro. Allora, mi sa che non ha l'arco, quindi... Ok, però in realtà meglio che non ci facciamo vedere. Ok, vieni. Vieni con me. Se non ci dobbiamo far vedere, dobbiamo scendere d'acqua. Dove sei? Ah, ecco. Ok, ci sei? Sì. Sono dietro di te. Ok, ecco a lei l'ingresso per la fortezza. Oddio, non ci voglio credere. Do una mano. C'è proprio le scale fatte qua. Sì, sì, ho trovato a caso, le ho trovate. Comunque assurdo, cioè... Sono fortunato. Non mi è mai successa una cosa del genere. Siamo proprio nella loro farm. Vieni, vieni. Non le faccio vedere che cosa ho trovato. Anzi, io te devo far vedere sta roba. Ma? Eh sì, i loro funghi. No, qua, qua, vieni, 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 vieni un attimo. Allora... Le faccio vedere, è per me un po' complicato. Oh, sono... c'ho i problemi nelle mani. Allora, ho trovato uno schema di forgiatura, 3 selle, un acciarino, 6 polvere da sparo, 2 dischi musicali, 3 lingotti d'oro, 13 pepite. Vabbè, una chest me la sono ciulata e quella che mi vedi addosso d'oro. Ci sta, un bel bottino. Venga, venga, che ce n'è altro. Siamo nel cuore della... Sì, sì, ma cioè il portale ci ha fatto spawnare nel punto migliore forse possibile. Perché di solito quando uno va nel Nether va a cercare la fortezza, no? E noi invece ci siamo spuntati dentro. Ok, dobbiamo ricordare. Metti una torcia qui, così ricordiamo dove siamo passati. Sì, sì, la sto mettendo un po' ovunque. Eh no, perché così la torcia ci serve da... Come Pollicino, no? Che metteva le Sì, sì. Ok, qua è chiuso. Ma conviene aprire o no? Sì, cioè, più che altro se continua, un motivo ci deve essere. Ma io dov'è il mio piccone di ferro? Ecco. Tu dici meglio di ferro? Eh sì, più veloce, tanto il ferro non ci manca. Non continua. Finisce di colpo, no. Va bene, allora torniamo indietro e... È un ponte tagliato questo. Dire che non continua di là. Sì, lì c'era un altro ponte da scavare, molto lungo. Poi ho detto torno indietro perché non so cosa mi trovo. Allora, questa è la chest che hai aperto tu. Esatto. Ah, ok, qua c'è questa parte. Il fatto, sai cos'è? Che è spawnata tipo sottoterra. Di solito non è sottoterra, di solito è fuori. Ah. Quindi secondo me il fatto è quello che l'ha resa così. Neanche qua sembra esserci nulla comunque. Torniamo indietro. Allora proviamo a salire quelle scale che stavi guardando. E qui sembra chiusa. O andiamo di lì o saliamo di qui. E qui si sale. Si sale. Ah, ok. Mi sa che qua è dove ci sono tipo le gabbie con i blades. Quelli che lanciano fuoco. Ok, facciamo attenzione. Ok. Lì è chiuso con la pietra. Qua ci sono. Qua si scende e c'è lava. Ok, fai attenzione. Non c'è nulla di utile quindi. O forse si continua. Vedo al volo se c'è qualcosa. Allora, qua si scende ancora. Oh. Si scende, qui è da aprire tutto per esempio. Oddio, cos'è? Ah, funghi, me l'ho spaventato. Vediamo. E da lì poi si risale. Cos'è stato questo suono? Oh, cos'è? Dio. Cos'è? Affacciati e guardalo. Destra o sinistra? Sinistra. Ah, il blades. Occhio, occhio, questo lancia fuoco. Mi sa che ci distrugge. Prova. Matto. Mamma mia. Ah, c'è il... Lo spawn. L'ho distrutto. Oddio! C'è un altro! No, sto andando a fuoco! Maledetto! Però non sono morto. Sono vivo, sono vivo! Aiuto, aiuto! Ti allontanati quando ti spara, tipo. Mamma mia, non ha funzionato però la tattica delle torce. È un problema. Allora, facciamo così. Uno attacca. Ok. E uno distrugge lo spawn. Occhio, arrivano. Ci ho porta, sì. Ok. Sì. Io ho 4 cuori e mezzo. Hai mangiato? Mi mancano 3. Finito tutto. Prendi, prendi. Mangia. Ok, sto riprendendo vita. Ma ce ne sono 3? Allora, di ucciderli non è difficile. Okay. Però il fatto è che c'è lo spawner. Quindi dobbiamo distruggerlo, sì. Allora, secondo me lei è più bravo nel fighting. Ok, tu allora distruggilo. Mi sa che ci vuole il... O il piccone o la... No, mi pare il piccone per distruggerlo. Quindi vai di piccone. Vado! Lei li attiri a sé. Allora, uno fatto fuori. Provo non spawnano più. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ma non stavano spawnando più. Non so perché erano spariti. Ah, ok. E lì c'è un... Uno molto cattivo. Uno sbaglio. Evitiamolo se possibile. No, dobbiamo passarci per forza. Boh, vogliamo... Attiriamolo magari da un'altra... Si sale lì? Ah, si sale, ok. Ah, no, è tutto chiuso però. Una stanza chiusa. Mm. E occhio che sta arrivando. Albe. Come si potrebbe attirare una cosa del genere?
Così. Bravo, fai il percorso alternativo mentre io lo attiro dall'altro lato. Che facessi? No, no, meglio che non lo tocco. Ciao! Ce n'è un altro. Non ci voglio credere. Bello, molto divertente questa situazione. Sono diventati piccoli. Eh sì, è quello il problema. Vabbè, dai, pazienza. Calma, li sto facendo tutti. Sì, 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 dai, ci sono riuscito anch'io. In realtà... Ah, sei tu? Sì, dal buco, capito? Allora, quello che rilasciano è molto utile in realtà. Ce lo dividiamo, la loro gomma. Sì, sì. Ah no, è crema di magma. Non mi ricordo se è questo o un altro tipo. Però gli slime... Gli slime praticamente danno un materiale che serve per fare il guinzaglio, l'unica cosa che può craftarlo. Se no devi solo trovarlo ed è un buon casino. Dove sei andato? Oh, da qua c'è... sono dei tunnel infiniti, a parte quello. Sì. Dove sei? Dall'altro tunnel, sicuramente. Perché io da qua c'è un buco e vedo l'altra fortezza. Quindi potrei provare a fare un tunnel abusivo. Potresti, why not? Sento dei suoni molto strani, però farò finta di non averli sentiti. È un blaze, che sono? Scheletri? Quelli neri sono scheletri del Wither, si chiama. Aiuto, aiuto. Io ce l'ho fatta a raggiungere l'altro lato. Mi sono creato... Mi permettono di avvicinarmi. Mi sono creato un'apertura. Ma non ci credo, ma sono tornati forse dove eravamo prima. Che stupido che sono. Vengo da te, ti do una mano. Ce li hai proprio lì, sono qui. Cosa? Dovremmo andare dritti, vieni, li vedi? Ah, eccoli. Oddio, madò, quando li odio gli scheletri. Vabbè, dai, siamo in due. Possiamo farci. Ci colpiamo. Allora, praticamente con loro, se stai attento, si possono attaccare anche da soli. Però dovremmo farli allineare. Ok, eccoli. Si stanno attaccando da soli. Esatto. Vai di nuovo, riproviamoci. Vieni indietro, vieni indietro. Vai, dovrebbe funzionare. Ma si sta rompendo lo scudo. Per rompersi il mio scudo. Questo è un gravissimo, ma gravissimo problema. Mi dica lei se vogliamo andare via. Da un lato vorrei, ma essendo che siamo arrivati a questo punto. Oh, distruggilo, distruggilo. L'ho appena distrutto. Ma cosa ci faceva lì? Ah, perché guarda cosa c'è qua sopra. Che c'è? Si sale, mi sa. No, non c'è niente. Ah, c'è ancora fortezza. Ah, sì. Ci sono infatti i blades qua dietro. Mi nascondo. Vabbè, lo spawn è distrutto. Sì, sì, infatti si sale e sopra c'è la fortezza. Ecco qua. Vediamo. Voilà. Eccoci. Ah, qua è dove stavamo prima. Nuovo livello. Ah, è quello di prima? O no? Sì, sì. Sono torce. Sì, da qua. Qua è dove siamo venuti noi. Ah, sì, è vero. Ma che giro strano abbiamo fatto? Non lo so. No, ma sai che forse non è quello? Sì. Che qua c'è? Ardesia. Ah, no? Ma io mi dissocio. Cosa c'è? Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Siamo tornati indietro. L'avevo messa io questi blocchi. Non lo so, infatti perciò dicevo, ma scusa, sta pietra è impossibile che si trovi qui. Facciamo così allora. Ci avevamo quindi l'ingresso della fortezza alla nostra sinistra, dove c'era... Dove c'era il magma, infatti. Ce ne eravamo andati noi inizialmente. No, non mi... Ehi. No, Oh, io direi per il momento potremmo anche uscire. Mamma, sì, i distacchi di Nether che abbiamo. Esatto. Allora, io un pezzo me lo porto. Due pezzettini. Che voglio fare una cosetta poi nel prossimo episodio. Però per il momento io direi che sono soddisfatto di questa esplorazione. Mi aspettavo tipo un qualcosa di suicida. E invece... giusto l'inizio che ho scavato nella lava. Oh, abbiamo anche fightato, eh. È vero. Oddio, occhio che... Ma cos'è quello? Cosa? C'è uno scheletro che cavalca un ragno invisibile. Ma che cavolo? Ma quante probabilità ci sono che possa succedere una cosa del genere? E una balena si è appena schiantata, raga. No, Nino. Stanno succedendo cose troppo strane. Oh, ho appena fatto una scoperta incredibile. Allora, se tu guardi, proprio sotto lo scheletro, sott'acqua. Sì. Se premi C, puoi zoomare. Giusto? Giusto. Lo vedi cosa c'è tipo in basso? Che ci sono dei cubi di magma e una struttura tipo piccolina? Sì, di sotto. Illuminato. Non vedo la struttura, ma vedo le cose illuminate. Esatto, praticamente nei mondi possono spawnare dei portali del Nether distrutti. Tipo quello che abbiamo creato noi, ok? Ok. Di solito non si trovano sott'acqua, si trovano sopra. E sono fatti apposta perché sono vicino alle fortezze. Quindi noi, senza farlo apposta, abbiamo costruito il portale nel punto perfetto, a due passi dal portale tipo originale del mondo. Cioè, quante coincidenze strane
ci sono state in questo episodio. E posso dire che allora la mia presenza, vedi, è molto fortunosa in questi giorni. No, a me non è mai successa una cosa del genere, raga. Mai, ve lo giuro. Cioè, comunque anche nei miei video di YouTube si è sempre visto che... E l'abbiamo sempre fatto stato pure a caso, eh. Sfortunato nel fare queste cose, soprattutto col Nether. Non mi è mai andata così bene, te lo giuro. Allora, voglio fare un'ultima cosa. Ecco, praticamente se tu fai prendere a fuoco questo, sì, il fuoco non ci mette mai. Ah. Nel materiale rosso del Nether, la Nether Rack. Una super torcia allora posso fare con questa roba. Sì, poi la puoi spegnere. Mentre nella Soul Sand ce l'hai un pezzo. Che è la Soul Sand? La Soul, la pietra delle anime, quella con roba lì. Quella che avevi scavato. Di là. Vabbè, lo faremo la prossima volta. Se ridai fuoco diventa blu. Ah, ok. Piccole scoperte di oggi. Vabbè, io allora faccio così. Faccio la chiusura qua davanti il portale. Tra l'altro sì, c'è pure l'alba. Con il nostro portale del Nether alle spalle. Un'isola sospesa e l'alba, raga. Io e Nigno vi salutiamo. Vi mando un bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace a questo video. Fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate o quanto sia assurdo questo episodio. Ci vediamo presto. Ciao! Ciao belli!